Folla dei grandi eventi questa mattina alla Biblioteca Provinciale, dove militanti e amministratori di Generazione Italia e Futuro e Libertà hanno accolto il presidente della Camera Gianfranco Fini, leader del nuovo partito che nascerà a gennaio al Congresso Costituente di Milano. Abbiamo la presunzione di parlare a tutti. Abbiamo la presunzione di parlare, ad esempio, a quegli italiani, nel sud sono tanti, che se la politica non cambia, se non rinnova, se non assume un atteggiamento più serio, quegli italiani al sud sono tanti, che cominciano a pensare: io a votare non ci vado più, perché troppe promesse che poi non si traducono in realtà, troppi impegni che vengono dimenticati, finiscono per generare sfiducia. La tappa pugliese del leader di Futuro e Libertà per l'Italia rappresenta un passaggio importante da un punto di vista simbolico in una regione che negli anni si è trasformata da laboratorio politico della nuova destra di Pinuccio Tatarella a laboratorio delle fabbriche di Nichi Vendola. Futuro e Libertà sicuramente sarà in provincia di Foggia, ma in tutta la Puglia un soggetto politico molto affidato allo spontaneismo, al movimentismo, quindi sarà forse il competitor più interessante rispetto all'operazione che Vendola ha messo in campo con le fabbriche di Nichi. Ne è convinto anche Fabrizio Tatarella, coordinatore provinciale di Generazione Italia. L'unica risposta al nuovo, alla novità a Vendola, si chiama in Italia, in Puglia, Gianfranco Fini. Caso di elezioni anticipate, il partito di Fini cosa farà? Beh, innanzitutto noi non vogliamo elezioni anticipate, noi puntiamo a che la legislatura duri fino al 2013 e poi, alla luce di quelli che saranno i momenti politici e la legge elettorale vigente in quel momento, prenderemo le nostre decisioni, sapendo che siamo culturalmente e politicamente ancorati al centrodestra e quindi incompatibili con la sinistra.